Stasera faremo un semplice e veloce tutorial sulla regolazione del gioco delle valvole del nostro maggiorino. Questa è un'operazione che va fatta tra i 5 e i 10.000 km, soprattutto va fatta a motore freddo. Gli attrezzi per questa operazione sono un cacciavite a taglio, una chiave da 13, uno spessimetro e una chiave per ruotare il nostro alternatore. Ok, la prima cosa da ricordare è che questa operazione è fatta con la batteria scollegata. Poi apriremo la calotta dello spintarogeno e andremo a cercarci il punto morto superiore, che corrisponde alla fase del cilindro numero 1 da registrare, il primo cilindro da registrare. Quindi andiamo a ruotare l'alternatore. E incontreremo le prime due tacche, le tacche sulla poleggia. Questa tacca corrisponde all'anticipo da 0,75 che occorre per mettere in fase lo spinterogeno, e quest'altra tacca corrisponde al punto morto superiore. È una tacca che io ho evidenziato con un pennarello, è leggermente incavata sulla parte di dietro della poleggia. La andiamo a fissare in corrispondenza dell'unione dei due carter e vedremo che la spazzola del spinterogeno punta verso il cilindro numero 1. Quindi in questo momento il cilindro numero 1 è al punto morto superiore e quindi andremo a regolare le valvole all'apertura di 0,15. Ho disegnato questo piccolo schema per facilitare l'operazione di registrazione dei cilindri. Vediamo, queste sono le posizioni dell'1, il 2, il 3, il 4 e le rispettive posizioni dello spintarogeno. Ora andiamo a registrare il cilindro numero 1. Ok, passiamo alla registrazione del gioco delle valvole al cilindro numero 1. Abbassiamo la valletta che fa il coperchio, estraiamo il coperchio. Questo è il cilindro numero 1, queste sono le valvole del cilindro numero 2. Ok, prima cosa procediamo ad allentare le viti di fissaggio. È ovvio che li ho già allentati in precedenza per rendere la manovra più semplice, più veloce. Ok, prendiamo il nostro spessimetro, lo posizioniamo su 0,15 e andiamo a regolare prima una. Stringiamo finché non si blocca il nostro spessimetro, poi allentiamo in questo modo, sfiliamo lo spessimetro. Stessa operazione anche sull'altra, infiliamo lo spessimetro, stringiamo, andiamo ad allentare, serriamo. Facciamo la stessa operazione per tutti e quattro i cilindri. Quando abbiamo completato quella del cilindro 1 e del cilindro 2, andiamo a rimettere la nuova guarnizione, questa, all'interno del coperchio. Infiliamo il coperchio con un cacciavite
fino a chiudere la molletta e l'operazione è fatta. Ok, abbiamo regolato le nostre valvole, la nostra pulizia è sempre appunto molto superiore. Se tracciamo una linea immaginaria, fissiamo un pezzo di nastro adesivo con un segnetto al punto opposto al punto morto superiore, che sarebbe il punto morto inferiore. Ok, andiamo a ruotare di 180 gradi. E lo mettiamo in corrispondenza della linea del carter. Siccome che la fase del nostro spintarogeno è 1432, il prossimo cilindro che andremo a regolare sarà il numero 4, cioè quello dietro a sinistra. Successivamente andiamo a far rigirare di altri 180 gradi la nostra puleggia e andremo quindi vedremo che lo spinterogeno ora si trova sulla posizione numero 3 e il cilindro in chiusura da registrare ora è il numero 3. Successivamente, così via per tutti e quattro i cilindri, ruotiamo ancora di 180 gradi e riportiamo per la seconda volta il nostro segno del punto morto inferiore alla giunzione dei due carter. Ora è il turno del cilindro numero 2, sarebbe questo, lato destro sulla posizione di dietro. Andiamo a ruotare a 180 gradi siamo ritornati alla posizione iniziale, la puleggia coincide col punto morto superiore che è allineato con i due carter, la spazzola dello spinterogeno è allineato sulla tacca dello spinterogeno che indica il cilindro numero 1, il cilindro numero 1 è già stato registrato, dobbiamo fare la stessa operazione per tutti e quattro i cilindri registrando sia la valvola di aspirazione che di scarico a un'apertura di 0,15. Riepiloghiamo su questo schizzetto tutta l'operazione. Siamo partiti dalla puleggia in posizione della tacca al punto morto superiore con la spazzola dello spinterogeno che puntava la tacca, quindi era sul momento di accensione del cilindro numero 1, le valvole quindi sono libere e il cilindro numero 1 è possibile regolarlo. Successivamente, ruotando la puleggia a 180 gradi, portando la tacca quella sul nastro adesivo in corrispondenza dei due carter, siamo nella posizione del cilindro numero 4, quindi il cilindro numero 4 libero, andiamo a regolare le valvole, cilindro posteriore sinistro, altri 180 gradi e ritorniamo sulla nuova tacca, quella fatta col pennarello, alla posizione numero 3, cilindro sinistro anteriore, regoliamo, altri 180 gradi della puleggia, ritorniamo alla posizione numero 2, cilindro valvole cilindro posteriore destro, ruotando di altri 180 gradi si ritorna alla posizione iniziale. È un'operazione abbastanza semplice alla portata di tutti, direi, al massimo ci si può mettere una mezz'ora, credo. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciateci un like, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ok, ciao!